consigliere metropolitano delegato all'ambiente Salvatore Fuda fa il punto della situazione e stigmatizza le polemiche circolate in merito alle recenti decisioni di Palazzo Alvaro. I nostri impianti, dice Fuda, sono moderni e sicuri. Chi dice il contrario semplicemente non sa di cosa parla. Domani in aula, ulteriore e fondamentale passo in avanti per l'approvazione di importanti provvedimenti, ha dichiarato. Entrando poi nel merito della questione Meli Cucca, Fuda mette in evidenza come le recenti scelte adottate dalla città metropolitana, frutto di una precisa strategia che riguarda al medio e lungo termine, facciano risparmiare all'intero territorio reggino ingenti risorse pubbliche, consentendo all'ente di non finire nelle mani di speculatori per quel che riguarda la gestione degli scarti di lavorazione. Sotto il profilo tecnico, inoltre, dice Fuda, mi pare superfluo evidenziare che la città metropolitana attiva gli impianti nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e senza esporre il territorio a situazioni di rischio. L'attivazione dell'impianto di Meli Cucca provvisoriamente come centro di stoccaggio, in attesa della definitiva analisi che avverrà con il monitoraggio molto approfondito che passerà al vaglio del Consiglio metropolitano domani, consentirà agli impianti, rimarca Fuda, di poter lavorare a regime e quindi di garantire a tutti i comuni e ai cittadini della città metropolitana di avere un territorio libero da rifiuti. Parliamo, dice Fuda, di impianti di ultima generazione, sicuri e utili alla vita della comunità, come sanno bene del resto i sindaci e gli amministratori del territorio.